Senti, allora Francesco, Poker Generation si sdogana questa disciplina, no? Che oggi è diventato un vero e proprio fenomeno di costume. Del resto tu, anche tu come figura, mi sembra che sei affibbiata a un marchio sportivo, se non erro, no? Sì, io sono testimonia di BetPro, sì, che è un'azienda che ha finanziato questo film, quindi diciamo sono onorata di far parte di questo film e di essere testimone a loro. Popolarità con Grande Fratello, ora la tua identità artistica in che direzione andrà? Io grazie a questo film ho capito che cioè, il cinema è un altro mondo, senza screditare la televisione, nulla di quello che ho fatto assolutamente, però spero di continuare su questa strada e di crescere, comunque diventare brava in questo settore. Ti senti più un'attrice brillante o drammatica? Guarda, io posso parlarti di quello che ho fatto in questo film, ho interpretato Anna, che è una ragazza molto semplice. Una ragazza che lavora di giorno in un bar e di notte lavora in un locale di pole dance e fa due lavori perché ha una bambina, quindi è una ragazza madre, farà innamorare uno dei due protagonisti. Io ho giocato molto sulla spontaneità, ti dico la verità, quindi per me il traguardo più grande è quando le persone magari mi vedranno e sul grande schermo e risulterò naturale. Penso. Dietro la tua semplicità penso di sì. La tua immagine può essere un limite o un vantaggio? Guarda, si deve iniziare da qualcosa, io penso, però poi uno sa la bravura della persona, comunque sapersi distinguere, studiare, non vivere di una cosa comunque passata. Cioè abbiamo tanti esempi, Luca Argentero e quant'altri che ce l'hanno fatta, quindi diciamo che io ce la metterò tutta, studierò tanto perché voglio fare questo. Ascolta, mi viene subito vedendo la tua immagine, i compromessi e il tradimento. Guarda, io sono una molto fedele in generale, quindi sono contraria assolutamente ai compromessi, ovviamente dipende dalla tipologia di compromessi. Nella vita a tutti scendono a compromessi, anche la segretaria sul posto di lavoro, ma non con gli uomini, si intende a livello di diplomazia e di accettazione magari di un comportamento o quant'altro. Scusami, però non si deve superare un determinato limite, penso. Vabbè, un tuo augurio a chi ci sta guardando, la trasmissione si chiama I Protagonisti, un augurio di Natale, da, ovviamente da Francesca Fioretti. Sì, io spero che comunque vi consiglio vivamente di andare a vedere Poker Generation al cinema, perché Poker Generation è un film che non è un film tecnico sul poker. Il poker è il veicolo grazie al quale comunque questi due fratelli riusciranno o meno, non si sa, non ve lo dico, nell'impresa, in questa impresa diciamo familiare. E ve lo consiglio perché è un film fatto di sentimenti, quindi è tratto da una storia vera e quindi emoziona. E vi auguro un buon Natale. Grazie. Prego.